Camera. Partito. Chuck. Roll 21, scena 8 prima. Si sono appena concluse le riprese tra Firenze e la Toscana di Con gli occhi verso il destino, il cortometraggio scritto e diretto dal giovane regista valdarnese Elia Mansueto, dedicato al tema del Covid. Azione. Una produzione curata dal Movimento Consumatori della Toscana e finanziata con i fondi del MISE, che ha l'obiettivo di sensibilizzare e lasciare per il futuro una testimonianza sull'impatto che la pandemia ha avuto sulla vita di ognuno di noi. Parla di un ragazzo che viene invitato a una festa, come potrebbe essere una qualsiasi altra festa che si fa in casa propria fra amici, però riscontra appunto la positività al Covid dopo questa festa e la trasmetterà in seguito al padre, che purtroppo non riesce a sopravvivere. Quindi lui, proiettato nel futuro, dovrà fare i conti comunque con un passato scomodo, che poi dopo gli si ripresenterà e gli darà la possibilità di trovare una scelta più consona appunto per il suo futuro. In prima battuta il corto sarà proiettato in alcune scuole toscane, raggiungendo l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico più giovane. Verrà distribuito sui social, su YouTube, tutte le piattaforme comunque online, streaming gratuite, e ci sarà appunto questa possibilità di fare delle assemblee nelle scuole, vediamo, perché comunque la possibilità a seconda dell'emergenza sanitaria cosa sarà possibile fare o meno. Elia Mansueto ha studiato al liceo artistico di Arezzo e poi alla Florence Movie Academy. Parallelo al percorso scolastico c'è stato poi quello televisivo, iniziato proprio con la nostra emittente, ed ancora l'avventura con il patron di Arezzo Wave Mauro Valenti e la partecipazione come montatore ad alcuni programmi Rai. Adesso la prima avventura da regista, insomma un sogno che si realizza. È una passione che parte da lontano, fin dall'inizio delle scuole superiori. Io sapevo già che volevo fare, quindi proiettarmi sul mondo del cinema, del video, della fotografia, e quindi poi dopo la fine delle superiori ho cominciato subito a lavorare in questo settore qui. Sono stato chiamato appunto da Greta Settimelli per fare uno stage all'interno di Arezzo TV, e comunque hanno saputo insegnarmi tante cose all'interno di questo settore che è la televisione. Ho cominciato il mio percorso di studi a Florence Movie Academy, che mi hanno formato dal punto di vista cinematografico. Sono veramente una scuola professionista nel settore, e ho conosciuto appunto tante personalità di professionali che mi hanno aperto appunto tante possibilità, e quindi gli devo a loro molto.